Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio di Mad Father. Nello scorso episodio abbiamo esplorato un po' la casa ed eravamo giunti qua, a questo codice segreto che adesso stiamo per immettere nella cassaforte per scoprire che cosa cela. Quindi non perdiamo ulteriore tempo e Z. Perfetto, vediamo un po'. Allora, questa parte qua l'ho già giocata perché ho già provato a registrare. Contiene gli orecchini di mamma. Credo che siano orecchini, profuma di mamma. C'è una lampada qua. Esattamente, ragazzi. Come avevo pensato, ci sarebbe stata una lampada qua dentro. E non so perché ci sia una lampada in una cassaforte, ma potrebbe essere utile. Forse è meglio se la prendo. La prendo solo in prestito, mamma. E ok, otteniamo la lampada. Però, signori miei, non servirà a quello che ho detto io nello scorso episodio. Effettivamente, poi, vabbè, dopo spiego. Questo è il profumo di mamma. E qua, esatto, parte il flashback in cui praticamente la madre scopre del tradimento del padre e poi vedrete. Sta ancora lavorando. V you Maria, che starà per I love you Maria. Dottore. Eh? Papà? E adesso, come vedete, arriva la madre. Aia, eccoti qua. Tuo padre non ti dice sempre di non venire qua giù? Mamma. Ed ecco che scopre il tradimento. Lui, lo sapevo. Mi sta tradendo con quella lì. Non ci posso credere. Quella ragazza raccolta per strada. Non lo perdonerò mai. E ora se ne va, lasciandoci qua in preda ai rimorsi. Ed effettivamente credo sia così. Questa maledetta cosa. E lancia questa boccetta di profumo fuori dalla stanza. Ok. Cioè, una boccetta di profumo lo so a priori perché adesso in teoria dovrebbe raccoglierlo. Mamma di solito è così carina, ma sembrava così diversa. Questo profumo lo metterò. Lo rimetterò dove. Nel suo dresser, credo sia guardaroba. Sì, lo rimetterò nel suo guardaroba dopo tutto ciò. Ma adesso lei si è presa cura di lui. Questa è un'ottima cosa. Dopotutto, mamma l'ha ricevuto da papà al loro anniversario. Quindi sono sicura che la mamma ha amato il papà anche fino alla fine. Cioè, ha amato il papà fino alla fine. Lo terrò come portafortuna. Ok, mamma. E otteniamo il profumo di mamma. Ragazzi, vi anticipo, se sentite del rumore è perché capite che ci sono 37 gradi e io non posso registrare alle 7 di sera in queste condizioni. Quindi ho il condizionatore. Se si sente troppo, vedrò di rimetterlo a posto nell'editing. Comunque, mi avete dato tanti consigli nello scorso episodio, tra i quali quello, che bellissimo, mi è piaciuto un sacco, di guardare questa tipa qua. Adesso non sono riuscito a farvelo vedere, vediamo se ci. Se ci riesco di nuovo perché è una cosa molto carina, anche solo da farvela vedere. Guardate quello lì dove va. In questa stanza qua, ragazzi, troveremo una gemma. Ringrazio, ho sbagliato tasto. Ringrazio tantissimo te, di cui non ricordo il nome, perdonami, che mi hai consigliato questa cosa. E niente, grazie mille. Comunque, nello scorso episodio avevo detto la lampada e l'olio serviranno per dare fuoco alla creatura nel sotterraneo. Però, effettivamente, dare fuoco a una creatura con una lampada è un po' improbabile. Difatti, andrà fatta totalmente un'altra cosa. E soprattutto, non bisognerà andare da questa parte. Farai schifo. Vai via. Ok. Se andiamo qua dentro, perché mi avete fatto notare, non so se il vostro commento ho sbagliato. Non so se il commento di quelli che me l'hanno scritto era per evitare gli spoiler, se così vi ringrazio, o se siete stati molto arguti. Mi avete fatto notare che questo tappeto era messo in queste condizioni strane ed effettivamente sotto c'è una botola. Tra l'altro, ragazzi, piccolo aneddoto, io ho scoperto che si poteva fare sta cosa, ma non riuscivo a scoprire la botola, non ero arrivato a capire che dovevo premere sull'angolino. Ed eccoci qua. E qua, ragazzi, si sarebbe potuto accedere semplicemente con la lampada perché è molto scuro, come dice qua. Oh, la lampada! Ed ecco qua che si accende da sola. Ok. Questo pezzo qua non vorrei sbagliarmi, ma dovrei ricordarmelo. Se non sbaglio, qua dentro ci dovremmo mandare il coniglio. Un buco nel muro. Io non posso entrare qua dentro. Esatto, ma forse Snowball potrebbe. Ok, quindi cosa devo fare? Devo selezionare il coniglio.
Un buco nel muro. Lo so che forse Snowball può. Lo so che Snowball può. Infatti, Snowball è qua. E dovrei in teoria riuscire a farlo entrare, no? Perfetto, ce l'ho fatta. Per piacere, Snowball. Ok, ed ecco che. Oh, che figata! Ok, questa cosa qua non me la ricordavo. Posso comandare il coniglio. Ok, devo trovare, immagino, un modo di aprire la porta. Oddio, ma è grande sta stanza. Pensavo fosse più piccola. Ecco qua. Lighter oil. Oh Gesù. Prova a uscire. Può servirmi a qualcosa il lighter oil? No? Ok. Gesù, cos'è sto schifo? Ok, forse adesso con lei. No, fermo. Perché non funziona, per piacere? Chi cazzo eri? Chi eri? Era qualcuno dietro di me e. Forse me lo sono solo. Non te lo sei immaginato, dubito fortemente. Tu mi lascerai in pace, vero? Sì, ok. Ma chi siete? Chi siete? Oh Gesù. Ok, forse adesso posso dare fuoco al mostro con questo lighter oil. Dane è tedesco. E siamo in Germania Ovest, quindi nel senso. Morder, per quanto ne so io di tedesco, vuol dire assassino. Quindi non so cosa voglia dire in sostanza sta cosa. Vediamo se funziona. Non posso passare, che cosa potrei fare? Ok. Vediamo se mi fa selezionare il lighter oil. No. Cosa potrei fare con sto lighter oil? Non ne ho idea. Questa gente qua mi fa male. Mi fa male. Ok. Ci siamo capiti. Ma aspetta, mi stai dicendo che io giù lì non posso più tornare? È questo il concetto base? Vediamo. No, ok, posso tornarci. Storehouse, no. Questa zona qua mi sembra inutile a sto punto, però. Non è che tu c'entri qualcosa, no? Oddio, non so più come andare avanti, effettivamente. Ok, per fortuna, raga, sti cosi qua sono lenti come la morte. Questo qua invece è veloce. Ok. Boh. Che cosa dovrò fare? Ok, no, questo qua non serve. Lighter oil. Che se avessi trovato la scala per andare nell'attico, raga, avrebbe avuto anche senso. Però adesso non saprei proprio. Quindi mi sa che, raga, tra un attimo stoppo, perché altrimenti ci capisco davvero poco. E boh. Quindi è il caso di stoppare così non vi annoio troppo. E niente, appena capisco come si fa, ci rivediamo. Ok ragazzi, eccomi qua, ho scoperto come andare avanti, scusatemi il taglio ma veramente non ci sarei mai arrivato da solo. Dobbiamo spostare sto coso, in sostanza, così, premendo Z, e dobbiamo portarlo praticamente, non come ho fatto io, intanto sto coso qua si sposta a caso, dobbiamo portarlo praticamente in modo tale da salirci sopra ed arrivare sopra quella credenza e ottenere un coltello. Qual è l'utilità di questo coltello? Questo coltello, intanto scendiamo da qua, ci aiuterà ragazzi ad aprire una scatola in cui troveremo un accendino, stai lontano, in cui grazie al quale potremo appunto accendere questo accendino e poi potremo bruciare quel dannato mostro. La scatola in questione credo sia questa. Penso, ma non sono sicuro. Esatto, dovrebbe essere proprio questa. E ci troviamo dentro un accendino. È caduta quella sedia. No, l'appendiabiti. Prima era in piedi. Cioè, prima era caduto, adesso è in piedi. Cioè, prima ancora era in piedi. Vabbè, insomma, mi sono spiegato. Ok, dobbiamo andare da questa parte. Adesso, in teoria, dovrebbe bruciarsi il mostro maledetto. Ok, e così dovremmo aver ottenuto il nostro accendino per dar fuoco.
Oddio, che cosa inquietante. Comunque mi sono informato, questa scritta qua dovrebbe significare tuo padre assassino. Dane Vader Morden, qualcosa del genere, che vuole dire appunto questo. Cioè, credo almeno. Ok, in teoria adesso potrei darti fuoco. Che cosa potrei fare? Posso bruciarlo, ma come? Usa il lighter, perfetto, sì. Oddio, sono curioso di vedere l'animazione del fuoco. Vediamo. Allora, l'animazione è molto bella. Brucia, brucia! Fa male, aiutami! No, mi dispiace, non posso proprio. Ok, immagino che adesso, tornando indietro, si sia letteralmente... Ok, perfetto. E adesso, ragazzi, siamo arrivati al cazzo di laboratorio. Fatemi salvare. Sì, avevo due salvataggi. Ok, qua abbiamo un po' di scatole, non è che ci nascondete qualcosa, no? Oh Gesù. No, sto rumore qua di cose che vengono pestate non mi piace per niente. Abbiamo ottenuto un secchiello di legno. Ok. Le bottiglie contengono cose sconosciute. Oh Gesù, no, che schifo. Non so nemmeno che cosa sia tutto ciò. Ok, sono sempre le stesse cose. No, è caduta da quello scaffale. Cazzo, una bottiglia con gli occhi. Minchia, devi proprio raccoglierla. Ok, vediamo, ma immagino che sia chiuso. Cazzo, non è chiuso. Maria. Signora. Sei bene? Sto bene, sì? Dimenticami. Scappa da qualche parte al sicuro. È pericoloso qui. Dov'è papà? Ho sentito il suo urlo dalla mia stanza. Ah, de devo salvare il dottore. E cade. Oddio. Non puoi andare con quella ferita. Ma Maria, che cosa è successo a papà? Il dottore è... Is fortunato, is washi. Oddio. Cioè, non vorrei aver capito male. No, raga, lui no. Tu ancora. In ogni istante. Sembra che tuo padre sia proseguito per di lì. Sempre più in fondo a questo luogo, insomma. Che cosa hai visto, Maria? La mamma se n'è andata, giusto? Che cosa sta succedendo qui? Ok, raga, credo di aver capito. La madre è tornata in vita e ha rapito nostro padre per vendicarsi. Ora non vorrei sbagliarmi, ma penso di aver compreso. Non dirmi che la maledizione... potrei solo confermare i tuoi sospetti proseguendo, non credi? Ok, se devo proprio... Che strano uomo, e beh, sai com'è, è entrato a muzzo nella mia proprietà. Cristo Dio, eccolo. Papà! Oh Gesù! Avevo capito bene. Mamma, sei tu? Oh, minchia! Era davvero mamma? C'è solo... Non posso averla confusa. Quella era la mamma. Perché era mamma? Forse questa è la maledizione, giusto? Non l'hai notato? Chi sei? Dio mio, che odio! Questo qua non mi puoi far prendere certi coccoloni. Questa tragedia è stata portata, dal potere della maledizione di una donna. La malizia per tuo padre. Quella malizia si è trasformata in una maledizione. Perché cercando la morte di tuo padre, bramando la morte di tuo padre, quella donna potrebbe essere... Quindi l'hai capito? Sì, tua madre. Non può essere. Perché pensi ciò? Perché mamma amava papà. Mamma ha sempre compreso il lavoro di papà.
E papà, in contraccambio, amava mamma. Mamma non era felice. Non posso credere che lei fosse contro mio padre. Ma forse mamma non piacevano il papà e Maria. Non voglio che sia vero, ma... Quindi cercherai di scoprire la verità? Ok, ma c'era uno strumento lì dietro. Uno strumento, sì, ok, questo è Pokémon. Esatto, non me l'ero dimenticato. Gemma, perfetto. Queste qua, ragazzi, serviranno per un finale alternativo. Non so se l'ho già detto, no. Quella è una testa. Quella è una cazzo di testa. Io ho effettivamente paura a premere quella testa. So già cosa potrebbe... Dov'è il corpo? Non chiederlo a me. Ok, quella roba lì è viva. Cos'è ca... Il corpo. Oh! Stammi lontano. Ho trovato il tuo corpo, mi sa. Cosa devo... Forse devo cercare di... Vediamo? Sì, perfetto! Oddio. Trovato. Raga, questa cosa qua non mi piace per niente. La sei montata al contra... Oddio! Ma sei un po' più grasso però. Grazie. Prego. E mi hai lasciato cosa? Un'altra gemma. Ok, perfetto. Ragazzi, non so, ma penso, direi di stoppare qua. Perché altrimenti andando avanti rischio di essere immischiato in una situazione dalla quale potrebbe essere difficile uscire. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Passate ai social che trovate, come al solito, in descrizione. E noi ci becchiamo in un prossimo video.